oggi abbiamo Silvi che ci racconterà un po' in questo periodo cosa possiamo fare, quali sono gli strumenti che possiamo sfruttare per, come quello della relazione con il cliente, proprio per andare a superare quello che potrebbe essere questo momento un po' di difficoltà, logicamente. Quindi abbiamo un momento di pausa che sta coinvolgendo un po' tutti e sicuramente avere una relazione con il cliente passata, presente e futura aiuterà sicuramente ad una ripresa più veloce. Quindi Silvi, ti chiedo gentilmente di presentarti e poi ti lascio la parola. Sì, buongiorno a tutti, grazie Alessia per avermi invitata. Io sono Silvi Scala, per chi non mi conosce, sono consulente di marketing turistico. In realtà sono project manager, ossia seguo i progetti, a 360 gradi anche nell'offline, quindi mi occupo anche, di ricavare l'identità di un'azienda e anche della costruzione del prodotto turistico, in quanto collaboro con un tour operator milanese e ho esperienza di tour operating da oltre 15 anni. E Ottimo. posso iniziare? Volevi dire qualcos'altro, Alessia? No, assolutamente, secondo me ti lascio direttamente la parola così puoi assolutamente illustrare quelli che sono gli strumenti che possono essere utili agli albergatori e di conseguenza aiutarli in questa fase, appunto. Ok, io posso dare qualche spunto, poi come ti dicevo, ho creato appositamente per questa diretta un po' un riassunto di vari spunti che ho dato nelle mie dirette personali che si trovano sul mio profilo Facebook oppure sulla pagina YouTube che poi vi invito a guardare dove avete a disposizione un sacco di materiale gratuito. Allora, il valore della relazione pre e post coronavirus, come cavalcare l'onda del turismo esperienziale. Spesso la mia figura viene associata a questa parola. Io ci tengo tantissimo, lo dico adesso, l'ho già detto un sacco di volte, a chiarire che in Italia la parola esperienziale è abusata. Non è colto il significato più profondo, viene travisata, è un significante vuoto che va riempito di contenuto. Oggi vedremo un po' meglio, cercherò di essere breve e sintetica nel voler definire un po' questa terminologia, perché abbiamo realmente un problema semantico. Attualmente il turismo esperienziale rappresenta il 40% della domanda a livello globale, quindi com'è possibile? Vediamo com'è possibile rilanciare la propria struttura mettendo al centro la relazione con l'ospite e rispolverando il concetto. Come già ho detto, è necessario essere resilienti, quindi riorganizzare positivamente la propria attività, la propria vita dinanzi a questa difficoltà. Dico sempre anche che curare la relazione con l'ospite non è qualcosa di innovativo, qualcosa che dovrebbe esserci sempre, dovrebbe esserci sempre stato, anche prima del problema coronavirus, e in questo momento soprattutto non dovete abbandonare la comunicazione con i vostri clienti, che come già ho detto in precedenza, molto spesso mi è capitato di vedere dei vuoti all'interno dei canali che normalmente sono presidiati con regolarità. È vero che bisogna sospendere il vecchio piano editoriale, ma è anche vero che bisogna continuare a comunicare e farlo in maniera positiva, propositiva. Ho visto anche comunicazioni di terrorismo e un po' polemiche. Sarebbe meglio evitare di farle e mantenendo comunque una comunicazione realistica, senza minimizzare il problema. Come già hanno detto anche un sacco di miei colleghi, sospendere le offerte commerciali, orientare, se si vuole fare qualche campagna, orientarla soltanto alle attività di traffico al sito, quindi contemporaneamente, parallelamente, nella cura della relazione è necessario anche continuare a presidiare i canali e curare i contenuti all'interno dei canali, curare comunque il sito, lavorare sulla SEO, perché sappiamo che sono attività poi, che danno frutti a lungo termine. Ecco, quindi, la seconda cosa, che mi sento di dirvi è che secondo me, ma non solo secondo me, cioè ciò che dico è supportato anche da dati, statistiche, trend. Poi le statistiche inerenti alla domanda, di turismo esperienziale sono statistiche ufficiali,
non ufficiose legati a cosa? Legati ai sondaggi che vengono fatti ai consumatori, ma anche a tutte le statistiche che vengono emesse dai portali che le esperienze le vendono, chiaramente, no? Dico sempre, è più importante curare la relazione offline con il proprio ospite che aggiungere un ulteriore servizio. Un elenco di servizi non serve a nulla se la relazione non è curata. Come si cura la relazione? Allora, innanzitutto, io credo che mai, questo non dovrebbe capitare mai, cioè i nostri ospiti non devono vedere nei nostri occhi le banconote da 100 euro, devono sentirsi a casa. E, nel turismo esperienziale, adesso vi spiegherò anche da cosa nasce questo trend e soprattutto perché proprio ora è in forte crescita. Comunque è fondamentale nel turismo esperienziale la condivisione delle passioni. Chi è il turista esperienziale? Il turista esperienziale è colui che desidera essere maggiormente a contatto con i locals, che ci tiene alla relazione, che vuole conoscere un territorio attraverso i locals e calarsi sul palcoscenico del territorio sentendosi protagonista, quindi non più didattica come nelle classiche visite guidate, che è un tipo di turismo che comunque c'è, esiste ancora, ma più il turista è coinvolto in prima persona e più si riesce ad andare incontro a quello di cui lui ha bisogno in questo momento, secondo me, sempre di più. Cioè, se adesso la domanda è, comunque fino a qualche tempo fa, di turismo esperienziale rappresentava il 40%, è previsto un aumento nel giro di 2 anni del 60%, e addirittura non so se adesso, col problema coronavirus, questa percentuale possa raggiungere il 60% anche in un arco di tempo inferiore, quindi meno di 2 anni. E, allora, il turismo esperienziale è un trend a cui nazioni come Francia, Spagna, Stati Uniti sono riuscite ad andare al 60% anche... scusami perché sento un ritorno di voce. Ecco, è un trend, dicevo, a cui i nostri vicini di casa, quindi alcune nazioni europee, sono riuscite ad andare incontro diversificando la propria offerta e orientandola correttamente. Da cosa nasce? Allora, principalmente, perché proprio ora? I fattori principali sono due. Uno, l'esplosione nell'uso massivo di social network, da un lato avvicinano persone molto distanti tra di loro, da un lato ci isolano, quindi c'è maggiore bisogno di relazione, di condivisione. E poi la globalizzazione, che è quel processo che da circa dagli anni 70, se non anche prima, ha portato ad oggi alla standardizzazione di prodotti e servizi, sta facendo emergere una maggiore necessità di personalizzazione di prodotti e servizi. Le restrizioni della quarantena sicuramente, a mio avviso, porteranno a manifestare questo trend in maniera, questo trend secondo me aumenterà in maniera sostanziale. C'è anche da dire, non so chi la conosce, se qualcuno ha mai visto o esaminato la curva di Kuznet, di questo economista che ha misurato come mediamente un aumento di reddito corrisponde a un aumento di benessere e felicità interiore fino a un certo livello. Si arriva a un punto di massa critica dove l'aumento del reddito nelle società benestanti occidentali corrisponde invece a una diminuzione della felicità. Questo perché? Perché lavorando di più si ha meno tempo, si ha meno tempo a disposizione da trascorrere con le persone a cui si vuole bene, e lo si può anche misurare. Come si misura la diminuzione di felicità in rapporto al reddito? È molto semplice, cioè si misura guardandosi attorno. Numero di divorzi, numero di farmacie presenti sul territorio, numero di psicologi che lavorano contro ansia, depressione, suicidi. Ecco, quindi questi sono tutti indicatori di una società che comunque non vive in maniera felice sostanzialmente. Dicevo prima, nel momento in cui io vado a
a creare un'offerta che sia legata di più, cioè non mi limito a proporre solo camere, ma a proporre anche delle attività più coinvolgenti per i miei turisti, sicuramente ho una marcia in più. Quindi, poi tra l'altro ci tengo a precisare che secondo me l'offerta turistica delle piccole destinazioni potrebbe essere la prima a ripartire post coronavirus, perché oltre al bisogno, all'aumento della necessità di relazione e condivisione dopo le restrizioni della quarantena, secondo me ci sarà uno stile di vita un po' più attento al benessere psicofisico delle persone, quindi anche quelle strutture ricettive che si trovano, o come gli agriturismi, anche l'extra alberghiero avrà secondo me dei benefici, quelle location che si trovano in campagna o nei piccoli borghi potrebbero essere secondo me avvantaggiate. Assolutamente sì, nel senso, io condivido pienamente Silvia, perché effettivamente anche il fatto di una, pensiamo a Venezia, il fatto è tutto il tema dell'overtourism che c'è stato fino ad oggi, probabilmente adesso questo virus cambierà un po' gli equilibri, quindi assolutamente sì. Sì, a me non piace parlare di statistiche e previsioni, perché secondo me, cioè, vedo che ne vengono condivise diverse nei vari gruppi che frequento, però cioè, è un evento unico e quindi non si sa che cosa accadrà. Si possono fare comunque delle supposizioni, ecco, sulla base di dati precedenti. Niente, quindi è importante concentrarsi sulla vendita di beni relazionali. Io ho sempre visto l'hotel come un hub di territorio, quindi un attore del turismo che sia in grado di mettere in relazione il territorio, creare rete, creare delle piccole reti, creare dei prodotti che vadano incontro poi appunto alla domanda e mettere insieme offerta e domanda, quindi che vadano incontro alle esigenze dei turisti. Su alcuni webinar, su diversi in realtà webinar che tengo, parlo proprio di questo. Adesso vedremo le cose in maniera un po' più riassunta, però se avete piacere di seguirmi nel canale YouTube trovate un webinar. Poi magari ve lo linko qui sotto al video, trovate del materiale un po' più, cioè spiegato in maniera più esaustiva. Quindi il turista, secondo me, sarà sempre più alla ricerca di relazioni vere nei luoghi di vacanza, alla ricerca della maturazione interiore anche attraverso il viaggio. È importante l'incontro con i locali, sono importanti i rapporti amicali, familiari, genuini, radicati nel genius loci, quindi nel tematismo del territorio. Il turismo esperienziale è un tipo di turismo lento che ha bisogno di tempo, perché le relazioni non sono prodotti commodity usa e getta, quindi vi dovrà essere una nuova visione dell'economia centrata sulla persona e sul noi. Quindi da cosa mi offri a cosa mi fai sentire. Bisogna attrezzarsi per comprendere che anche con le attività ancillari è possibile non solo monetizzare, quindi vederle come una nuova fonte di guadagno, ma creare un'attività esperienziale tagliata su misura per la propria attività può essere uno strumento per caratterizzarsi, distinguersi e aumentare il valore percepito del proprio servizio. Ora, fra un po' chiederò ad Alessia di condividere lo schermo, così vi faccio vedere magari alcuni numeri, dati, statistiche, ma anche come è possibile costruire un prodotto turistico differenziante. E prima di questo vorrei dirvi che probabilmente sarà necessario essere pronti ad accogliere un target diverso nei prossimi mesi. Probabilmente dovremmo rivolgerci a un target di tipo domestico, anche se non sarà sufficiente, cioè l'italiano non può sicuramente sopperire al vuoto che ci sarà. Sarà probabilmente il primo mercato che ripartirà, ma senza Stati Uniti, Europa e Cina non si va da nessuna parte. Bisogna anche essere pronti a proporre last minute, per non dire last second. Un'ultima cosa, abbiamo visto come in queste settimane si sono comportate le OTA tra cancellazioni, voucher,
di protezioni, insomma, non serve che aggiunga altro. È fondamentale capire come disintermediare da questi big brands e quindi puntare di più sul proprio marketing. È chiaro che da sempre, secondo me, le strutture ricettive hanno visto l'OTA come una garanzia, perché comunque anche se il guadagno è più basso, perché le commissioni sono alte, però le vendite spesso sono quasi garantite, no? È chiaro che investire sul marketing del proprio sito, dei propri canali, creare una comunicazione integrata è più oneroso, ma a lungo termine ripaga. E anche qua vi invito a guardare un webinar che ho fatto martedì con Elvisa Borghesan su quali sono i requisiti di qualità per un sito web performante, perché è la base da dove partire poi per pianificare tutta una serie di azioni di marketing anche attraverso i social. E non solo, ecco, attraverso anche Google e le Google Ads. Niente, allora, ti condivido, Alessia, il mio schermo. Sì. Ok. Per darvi alcuni numeri, questo è l'osservatorio del Politecnico di Milano, attività e servizi ancillari nella vacanza leisure. Allora, rappresentano innanzitutto il 26% del budget speso, supera il 26%, anzi, supera il 31% nel caso di weekend e vacanze brevi fino a 3 giorni, questo budget. La spesa media è indicata per 73 euro per attività di relax e benessere, 61 euro spesi nei ristoranti, 59 euro per lo shopping nelle località. Per l'11% dei turisti è la motivazione principale del viaggio. Allora, queste tenetele con le pinze, queste statistiche, perché da qui in avanti tutto, secondo me, tutto cambierà, però sono degli indicatori per farci ragionare su come porsi in futuro. Questa è una ricerca di Skift & Peak, un po' vecchiotta, è del 2014, però ci tengo sempre a mostrarla per farvi vedere che comunque tra il 2014 e il 2018, quindi fino all'anno scorso, diciamo, non è cambiato nulla. Ossia, su un campione di 500 intervistati, il 72% dichiara di voler acquistare meno oggetti materiali ma più esperienze, l'88% dichiara che il suo sogno nel cassetto è quello di viaggiare, il 71% preferisce viaggiare con amici e famiglia per annotare esperienze a contatto con i locals, e di questi l'82% ha tra i 18 e i 34 anni. Questo invece è il rapporto sulle tendenze di viaggio di TripAdvisor dell'anno scorso, e si vede come anno su anno vi è un aumento in percentuale delle attività delle experience vendute. Quindi a partire da attività che riguardano il patrimonio storico e culturale, un più 25%, un più 86% di crociere al tramonto, un più 79% nella vendita di tour privati giornalieri, però vediamo che comunque hanno una buona percentuale anche tutte le cooking class, food tour, cioè quindi tour enogastronomici, e soprattutto voluti da un mercato americano. Questa è un'altra ricerca condotta da Skift nel 2018. Alla domanda cos'è importante per te quando pianifichi un viaggio, gli intervistati hanno risposto sperimentare qualcosa di nuovo, cioè il 65%, mentre il 35% sentirsi riposati e ricaricati. Alla domanda invece quando viaggi preferisci spendere in un hotel più bello o in attività come tour, ristoranti ed eventi, il 69% risponde preferisco spendere di più in attività esperienziali. Solo il 31% spendere di più per una stanza più bella. Quindi questo deve farci anche immaginare quanto sia importante creare delle attività, secondo me, legate al territorio, non tanto delle bad experience. Le bad experience sono queste, questo è un esempio classico che faccio sempre vedere, ma ce ne sono decine, che sono le esperienze interne, quelle legate alla struttura ricettiva. Si vedono alberghi pazzeschi che offrono esperienze anche un po', diciamo, originali e strane, come l'hotel a tema formaggio, l'hotel a tema Nutella, la bolla di vetro nel bosco, ma se non ho la possibilità di fare degli interventi infrastrutturali,
come posso fare? Propongo delle esperienze legate al territorio, che comunque sono importanti, perché il turista non sceglie dove dormire in base all'esperienza che gli offre la struttura ricettiva, ma l'esperienza che vuole fare poi nel territorio. Normalmente il 65% dei viaggiatori non sa dove andare o ha un'idea vaga, e io ricordo che quando lavoravo in agenzia di viaggi li dovevo accompagnare per mano nella scelta della destinazione, perché bene o male un cliente su due, un cliente su tre, quando si sedeva davanti a me mi chiedeva sempre dove mi mandi. Quindi lì è necessario fare un lavoro, passatemi il termine, da psicologa e capire, ecco, mentre io lo facevo offline, online sono guidati nei percorsi di vendita sicuramente dalle OTA in maniera ineccepibile. Quindi chiarito dove, qual è, diciamo, la destinazione o quello che vogliono fare, addirittura al primo posto l'esperienza che uno vuole fare, no? Perché da cosa dipende? Non soltanto da usi, abitudini, interessi, ma anche dal tipo di viaggiatore, perché è diverso viaggiare in coppia, viaggiare in famiglia o viaggiare da soli, si possono fare esperienze diverse. Quindi pensare di intercettare il nostro cliente con l'esperienza è sicuramente una carta vincente. Ci sono esperienze di diverso tipo, esperienze di gusto, esperienze che si possono fare in natura, esperienze di cultura, esperienze di folklore. Io le chiamo esperienze, in realtà, ripeto, si confonde la parola esperienza con attività, perché molto spesso il giro a cavallo, la degustazione in cantina, l'attività adrenalinica viene chiamata esperienza. In realtà hanno un nome ben preciso, si chiama turismo enogastronomico, turismo outdoor, turismo sportivo, no? Il turismo esperienziale è ciò che vi ho detto prima, è ciò che mette in relazione il turista con i locals, non il turista con un bicchiere di vino, fondamentalmente. È quel tipo di attività dove per l'80% del tempo i turisti fanno qualcosa e imparano, conoscono il territorio facendolo, e per il 20% del tempo ascoltano. Mentre nel turismo classico, che purtroppo, ripeto, spesso viene definito esperienziale, ma è turismo classico, turismo di massa, per l'80% del tempo è didattica, quindi c'è una guida, un accompagnatore che fanno didattica, spiegano, raccontano, e per l'80% del tempo, quindi, per il 20% del tempo rimanente, il turista fa qualcosa, fa un'attività. Ecco, le percentuali praticamente devono essere invertite. Quindi le esperienze legate al territorio possono essere legate alla cucina, alla storia di un monumento, di un territorio, di un personaggio, a una leggenda. Qui c'è un'altra ricerca condotta da Skift Assets del 2018. Alla domanda se ti è stato offerto un pacchetto completo per una camera d'albergo, più tour, più alto noleggio dei fornitori di viaggio elencati sotto, da chi saresti più propenso ad acquistarlo? Il 43% risponde presso le OTA, agenzia viaggi online come Expedia, eccetera, e il 27,2% risponde che sarebbe disposto ad acquistarlo presso l'hotel. Quindi questa è una percentuale, un indicatore molto utile per comprendere quanto il ruolo dell'hotel o della struttura ricettiva in generale, anche extraalberghiera, sia importante e quanto il nostro ospite possa fidarsi di noi. Vorrei porre l'attenzione sulla differenza tra le esperienze tailor-made e le esperienze, diciamo, free sale. Abbiamo un 60% della domanda che corrisponde al turismo di massa, che viene scambiata spesso con la domanda esperienziale, a parte che comunque molto spesso il confine non è così netto, perché può essere che io acquisti qualcosa su una OTA, una visita guidata, ma che poi parallelamente io desideri fare anche un'esperienza un po' più immersiva. Nelle OTA, e mi riferisco soprattutto ad Airbnb, si trovano attività che costano tra le 10 e massimo le 60 euro a persona, quindi alla portata di tutti. Sono attività molto spesso abusive, no? Nel 90% dei casi, improvvisate,
su portali self-service sono esperienze standardizzate e non costruite su un target specifico. Tutto ciò che invece bisognerebbe fare è costruire delle attività il più possibile targetizzate. E sono attività che costano un po' di più, però il turista esperienziale è quello disposto a spendere anche un po' di più e ha una capacità di spesa tra 70 e 200 euro a persona. E sono soprattutto quelle fasce di turisti, diciamo, medio-alto spendenti, ma anche di età avanzata. E nei paesi occidentali, adesso faccio l'esempio degli Stati Uniti, ci sono un sacco di associazioni che aggregano persone fondamentalmente sole, in pensione, che non hanno nulla da fare, tra le varie cose viaggiano. Queste attività richiedono la capacità, quindi la professionalità, di saper costruire un'esperienza su misura, su richiesta, quindi è un'attività più consulenziale. Poi abbiamo una piccola nicchia di persone disposte a spendere più di 200 euro a persona, e quelli sono i viaggi tailor-made. Niente, vorrei farvi vedere come personalmente progetto un'esperienza. Allora, io mi occupo sia di formazione, quindi assieme ad Artes formiamo operatori di turismo esperienziale che sono in grado non soltanto di gestire la dinamica della relazione all'interno di un gruppo, quindi molto spesso sono guide, accompagnatori, ma non solo, anche perché l'operatore di turismo esperienziale fa un'attività che non va a sovrapporsi a quella delle guide. E nei nostri corsi si impara anche a progettare un'esperienza. Ok, poi è chiaro che essere autonomi in questa attività è molto difficile, perché bisogna avere anni di esperienza nella costruzione di pacchetti, cioè chi ha lavorato in tour operator lo sa fare, chi non ci ha lavorato no, anche perché bisogna conoscere molto bene le normative. È una cosa da non sottovalutare, anche perché è solo il tour operator e l'agenzia che può commercializzare attività e pacchetti. Vi ricordo che la parola pacchetto ha una definizione che prevede dalla normativa due elementi messi insieme esterni ai servizi, ai propri servizi. Quindi se io offro pernottamento e servizio di ristorante, sono due servizi, ma non è considerato pacchetto. Chiaro, se io invece ho un'attività dove coinvolgo una guida esterna, poi c'è l'aperitivo in cantina e poi c'è il transfer con l'NCC, quello è pacchetto e devo avere sempre l'appoggio di un'agenzia viaggio, un tour operator per la direzione tecnica, per commercializzarlo. Allora, come avviene? Dicevo, oltre alla formazione mi occupo anche, per chi non ha tempo, per tutta una serie di motivi X, di frequentare i nostri corsi, chi ci chiede una progettazione, diamo questo tipo di supporto. E come lo faccio? Ora vi faccio vedere. Allora, innanzitutto vorrei dire che molto spesso vedo entusiasmo e si parte subito dall'idea creativa, quindi mi capita che di ricevere telefonate dove io avevo pensato che potremmo fare così, possiamo fargli fare la degustazione in cantina, poi lì va a prendere la nostra guida, allora gli facciamo camminare lungo quella stradina, quel sentiero che nessuno conosce. No, non si progetta così un'attività esperienziale, perché prima di tutto è necessario fare un'analisi di marketing approfondita, quindi bisogna capire o quale nuovo target voglio andare a colpire, se voglio fare comunque un rebranding, o comunque devo andare a verificare qual è il tipo di cliente, perché sceglie me, qual è il tipo di cliente che ho già in casa, tirare fuori il più possibile l'identità. Molto spesso manca l'identità aziendale, cioè, e questo traspare anche dalla comunicazione. In alcuni siti internet non si capisce a quale target si rivolge una struttura ricettiva. È necessario specializzarsi, è necessario tirare fuori questa cosa, la cosiddetta USP, che nel marketing è la Unique Selling Proposition, cioè la proposta unica di vendita, la proposta unica di valore. Questa è un'attività che comunque dura diversi colloqui, quindi è la prima cosa da fare, tirar fuori l'anima della struttura ricettiva, il brand concept,
capire qual è il cliente che frequenta l'hotel. Questa è un'attività, ad esempio, che ho fatto per un hotel di Jesolo, dopo magari vi faccio vedere un esempio. Legare la struttura ricettiva al genius loci del territorio, cioè cosa c'è in quel determinato territorio, qual è il tematismo principale, il o i tematismi, quali sono, quindi conoscere la destinazione turistica. Chiaramente per farlo mi appoggio a attori del territorio, quindi o operatori di turismo esperienziale che abbiamo già, ne abbiamo formati tantissimi, siamo al 35esimo corso, quindi in tutta Italia abbiamo creato oltre 300 prodotti esperienziali story living. Oppure mi affido comunque a guide, accompagnatori o figure insomma già ben radicate che conoscono il territorio. Quindi bisogna fare successivamente un match tra queste cose, quindi tra il target, il brand concept, il tematismo del territorio, la selezione della persona, dell'operatore di turismo esperienziale che dovrà stare con gli ospiti, che ripeto, come ho già detto prima, deve saper gestire la dinamica della relazione in maniera differente, se no il rischio è quello di fare didattica, e solo alla fine è possibile partorire un'idea creativa. Ecco, noi abbiamo introdotto un format innovativo che chiamiamo Story Living. Sostanzialmente creiamo delle storie, perché questo ci permette di creare dei prodotti che sono forti, difficilmente copiabili. Se io vado a legare l'attività esperienziale con la passione di chi eroga il servizio, se cerco di legarla al territorio e ci inserisco anche lo story living, creo un prodotto che è difficilmente copiabile dalla concorrenza. Per concorrenza intendo i competitor, quindi vicino di casa, ma non solo, anche i buyers stranieri che cercano sempre di penetrare i nostri mercati dettando la legge sui prezzi. Cos'è lo story living? Siamo gli unici in Italia a farlo, in 3 o 4 al mondo applicano questi concetti sui pacchetti turistici. Sostanzialmente sono concetti di storytelling, però mentre lo storytelling è la narrazione, lo story living noi facciamo vivere delle storie, prendiamo dei concetti che sono utilizzati anche dai registi per costruire i film, quindi non so se avete mai visto la curva relazionale dello storytelling, e l'applichiamo al pacchetto. Quindi i nostri pacchetti hanno contenuti di grande valore relazionale e sono molto immersivi. Allora, vorrei farvi vedere un esempio. Questo è un prodotto che ho creato per un NCC, noleggio con conducente, dell'area del Prosecco. La sua difficoltà era quella di, appunto, distinguersi dalla concorrenza. Io vivo nell'area del Prosecco, che è la zona collinare che si trova in provincia di Treviso. E c'è comunque parecchia concorrenza a livello di transfer. Quindi questo signore mi ha chiamata chiedendomi un aiuto, e allora gli ho proposto di creare un prodotto che gli permettesse di differenziarsi da tutti gli altri. Quindi mentre normalmente l'attività di un NCC in quell'area è quella di spostare le persone dal punto A al punto B, che può essere una cantina o un altro luogo da visitare, io gli ho suggerito di creare un'attività che sia più immersiva. Ed è così che è nato il segreto del Pentagono d'Oro. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata cercare di capire qual è il target. Abbiamo visto che l'area è frequentata molto da turisti tedeschi, svizzeri e austriaci, per la vicinanza ovviamente, che però scendono molto spesso con mezzi propri, quindi non è il target ideale, non era il target ideale per il mio cliente. In seconda battuta abbiamo visto che comunque l'area è molto frequentata da americani, ma anche lì abbiamo fatto una valutazione empirica sul fatto che comunque fare marketing negli Stati Uniti è molto costoso. In terza battuta abbiamo valutato tutti quei paesi nordici che avevano dei voli, dei collegamenti diretti con Venezia e Treviso, quindi sostanzialmente siamo partiti dal mercato inglese. Questa attività è molto immersiva perché innanzitutto, come vi dicevo prima, lega i tre elementi, cioè
andiamo a intercettare, siamo andati a intercettare attraverso non solo attività di SEO, ma anche attività di social media marketing, persone appassionate di vino. E chiaramente chi sta con i turisti è questa signora qui che ho formato, che è accompagnatrice e anche sommelier. E quindi condivide la passione con chi poi verrà, farà parte, si iscriverà al tour. Il Genius Loci è il Prosecco e il Cartizze. Lo Story Living è l'attività immersiva che ho creato che devono svolgere poi i turisti. Sostanzialmente per un giorno il turista si dimentica di essere turista e diventa aspirante sommelier, cioè una piccola impresa da compiere. Sapete che nello storytelling c'è sempre un eroe, un ostacolo, un'impresa da compiere. Quindi è stata creata l'attività sulla base di questi principi. Noi abbiamo tutta una serie di schede da compilare, tra cui lo storyboard, che poi viene dato in mano a chi si occupa di creare il content. Quindi il fotografo, il videomaker viene opportunamente formato su come poi deve creare l'output che finisce sul sito, che finisce sui social, cioè deve essere chiaro e la comunicazione deve essere sufficientemente coinvolgente per essere efficace. Questo era il prequel. L'UNESCO ha recentemente nominato le colline del Prosecco come patrimonio mondiale dell'umanità. Per valorizzare questo titolo, le migliori cantine locali hanno deciso di lanciare una call per nominare i nuovi ambassador che promuoveranno queste terre in tutto il mondo. I candidati dovranno superare una serie di ostacoli e prove fino ad arrivare a comprendere il segreto del pentagono d'oro. Ti piacciono le sfide se sei appassionato di vino? Partecipa alla call e diventa anche tu uno dei nostri migliori Prosecco Ambassador di OCG. Quindi loro per una giornata intera si devono aggiudicare il titolo di Prosecco Ambassador che gli verrà consegnato alla fine, diciamo, dell'itinerario con un attestato e dovranno giocare assieme ai locals perché andranno a trovarli nelle loro case, nelle cantine, saranno accompagnati appunto da Elisabetta e conoscendo queste persone, conoscendo il territorio, impareranno anche a distinguere le varie tipologie di Prosecco tra non solo sapori, amabilità e profumo, ma dovranno stare anche molto attenti perché gli verranno dati degli indizi con delle date che parlano insomma di alcuni avvenimenti accaduti nel territorio e dovranno, cioè Elisabetta sarà in grado poi di farli giocare, quindi c'è anche una sorta di gaming all'interno, quindi di fare delle sottrazioni, delle moltiplicazioni che gli permettono ogni volta di raggiungere la tappa successiva fino ad arrivare al pentagono d'oro e scoprirne il segreto. Quindi solo chi riuscirà a scoprire il segreto si aggiudicherà il titolo di Prosecco Ambassador. Tra parentesi, il segreto del pentagono d'oro, per chi non lo sapesse, da Treviso in giù non lo sa nessuno, il pentagono d'oro è quell'appezzamento di terreno di circa 107-109 ettari, perché sono cresciuti di recente, a forma di pentagono dove cresce il Cartizze, che è uno dei vini più pregiati al mondo e uno delle varietà più pregiate di Prosecco. E loro devono scoprire alla fine, quando si ritrovano lì, perché il Cartizze cresce solo lì, chiaramente poi noi gli diamo, cioè Elisabetta gli dà delle imbeccate e poi alla fine dell'attività è chiaro che vincono tutti, no? Però immaginate come un'attività creata sulla base di questi principi diventi assolutamente immersiva e va legata al proprio brand. Vi faccio un altro esempio. Ho creato un'attività anche per un hotel di Jesolo. Questo albergo qui, che ha un 4 stelle, stiamo parlando di Jesolo, quindi una località che spesso si pensa non offra nulla oltre che il mare. Anch'io lo pensavo, in realtà non è vero. E, loro hanno un hotel di circa 40 camere, e, tanto hanno un brand concept che è molto forte. Quindi laddove non c'è, noi andiamo a tirarlo fuori. Tra l'altro questa attività la stavamo facendo, abbiamo dei cantieri aperti a Venezia, la stavamo facendo con due hotel, abbiamo dovuto sospendere tutto per ovvi motivi. Comunque loro hanno un brand concept molto forte. Questo è un hotel costruito interamente in ottica ecosostenibile, quindi pannelli fotovoltaici, pannelli solari, hanno arredamento ecologico e sono molto attenti a quello che finisce sulla tavola dei propri ospiti.
Da lì, quando li ho conosciuti, ho fatto una chiacchierata con la direttrice e mi sono fatta dare tutta una serie di dati inerenti al target, alla provenienza, all'età, la permanenza media, la percentuale di occupazione media, insomma tutta una serie di cose che mi hanno permesso di studiare il target, ma anche di identificare le cosiddette buyer personas. Chi è il cliente tipo che frequenta questa struttura? Cliente tipo, siamo arrivati alla conclusione di tutta una serie di ragionamenti, che è un cliente che sicuramente è amante, rispettoso della natura, anche perché se no non spenderebbe 200 euro a notte in alta stagione a Jesolo, ripeto, non stiamo parlando di Dubai, ma stiamo parlando di Jesolo, e poi che ama prendersi cura anche di sé. Quindi siamo andati a creare una partnership con un agriturismo che si trova nella zona di Cortellazzo, che è a circa 8 km da Jesolo, che è la zona più ricca di storia, di tradizioni contadine, e dove scorre anche il fiume Piave, che è un fiume che ha molta storia legata alla Repubblica Serenissima. E quindi qui abbiamo creato un'attività, mi sono fatta aiutare da una guida naturalistica ambientale che ho anche lì in itinere, ho dovuto formare per spiegarle appunto come gestire poi la dinamica della relazione all'interno del gruppo. Abbiamo creato l'attività legandola a una leggenda, alle streghe, i marinai di Cortellazzo, una leggenda di territorio. Vi garantisco che una volta che l'abbiamo fatta provare alle receptionist, sono impazzite, si sono divertite da morire. Quindi questo per dirvi cosa, che comunque questa è un'arma molto forte per aumentare l'attenzione alla relazione. Cioè loro comunque hanno trascorso una giornata bellissima assieme ai ragazzi dell'agriturismo, e è anche un modo per comunque rispolverare quelle che sono le attrazioni della destinazione e dare un valore aggiunto non soltanto alla propria struttura, ma anche alla destination. Proporre attività ancillari di tipo esperienziale vi permette non soltanto di aumentare il valore percepito del vostro servizio, di puntare sulla relazione, ma anche, perché no, di monetizzare con la vendita delle attività ancillari, ma anche di aumentare il revenue della camera o della vostra struttura. Ho fatto un'intervista a un caro amico, Manuel Zanotti, proprietario dell'hotel Liverpool di Rimini, andatevelo a vedere sul mio blog o, ripeto, sul mio canale YouTube, trovate un webinar che ho fatto appositamente. Lui è riuscito a disintermediare dalle OTA, a parte che non c'è mai stato sulle OTA perché ha sempre fatto un lavoro certosino, ma non ne ha mai avuto bisogno, perché grazie all'experience che propone attraverso un marketing di qualità, attraverso dei canali tra cui YouTube, ma anche sul sito, attraverso un content di qualità, quindi anche attraverso dei video efficaci, è riuscito a non soltanto disintermediare dalle OTA, ma anche aumentare i prezzi delle camere e intercettare un cliente completamente diverso, quindi un cliente medio-alto spendente di alto valore relazionale, e lavora soprattutto con i paesi nordici. Attenzione che io sto dicendo queste cose in ottica futura, però bisogna lavorarci adesso, bisogna pensare adesso per il 2021-2022. È chiaro che nel breve termine dovrete invece riorganizzare velocemente la vostra attività, probabilmente per accogliere un turista di tipo domestico, che sia business o che sia leisure. Ecco, detto questo, Alessia, io avrei anche concluso, non so se c'è qualche domanda o se volevi chiedermi tu qualcosa. No, trovo che sia tutto molto interessante, che dia soprattutto degli strumenti sia alle strutture per poter avere una loro proposta diversa nei confronti dei clienti, soprattutto anche nell'ottica, come dicevi, di avere un po' di vendita diretta piuttosto che appoggiarsi solo attraverso canali terzi. E quindi sicuramente questa è una forza degli strumenti che possono essere utilizzati dalle strutture. Ancora di più vengono in aiuto adesso, perché adesso è il cliente passato che diventa una risorsa fondamentale per la ripresa. Guadagnare, riprendere e acquistare un nuovo cliente, cioè prendersi un nuovo cliente rispetto a recuperare uno dal passato, richiederà molto più tempo e richiederà sicuramente anche molto più risorse. Se non è stato fatto nulla finora,
è logico che questo è una spinta in più per iniziare a farlo. Sì, secondo me, se posso permettermi, sarà necessario fare questo e anche quello. Cioè, chi fino adesso è stato attento alla profilazione e ha dei dati alla mano, da un lato è facilitato, dall'altro probabilmente bisognerà stare molto attenti a come si muove il mercato, però comunque anche per riorganizzarsi, cioè non lo sappiamo come andranno le cose, ecco. E mi sento di consigliare, come stanno facendo anche molti altri colleghi, di documentarsi bene su il modo di viaggiare dei cinesi, sicuramente. E i cinesi, attenzione, che è un mercato molto interessato alle esperienze, sono molto interessati a fare delle cose, perché non sono tanto attenti alla cultura, all'arte, alla storia, non ne frega niente, però se li mettete lì con le mani in pasta a fare delle cose si divertono un sacco. Chiaro, abbiamo incontrato ieri, ci sarà a breve anche il webinar live su Facebook, sul nostro blog, abbiamo incontrato ieri un'esperta di mercato cinese appunto, e quindi abbiamo affrontato anche cosa si può fare per andare per essere pronti quando effettivamente il mercato cinese ritornerà. Possiamo forse dire che sarà il primo mercato a riuscire a muoversi? Forse sì. Possiamo dire che probabilmente, anche visti i vari lavori che sono stati fatti di connessione con il mercato cinese, quindi parliamo anche di infrastrutture come gli aeroporti per incrementare il numero di rotte, sicuramente del lavoro e dei progressi in questo senso sono stati fatti, quindi il mercato cinese diventa sicuramente una cosa su cui puntare, su cui è un'opportunità, quindi l'importante sarà sia dal punto di vista struttura, quindi singolo privato, ma anche per le destinazioni, sarà quello di farsi trovare pronti nel momento in cui si ripartirà. Sì, mi auguro che comunque i governi velocizzino anche certe pratiche comunque riguardanti, che ne so, visti o quant'altro, perché sì, il problema in Italia è sempre quello burocratico. La burocrazia che rallenta un po' tutto. E speriamo anche aiuti concreti, effettivi, e non solo accesso a finanziamenti, ma effettivi aiuti concreti. Speriamo che si mettano una mano sul cuore, mettiamola così. Silvi, ti ringrazio veramente per il tuo contributo. Grazie a te. No, non ci sono domande, non so se tu vedi qualche domanda. No, avevo già guardato. Io sono a disposizione, eventualmente se qualcuno vuole scrivere poi sotto al video qualche commento per rispondere a qualche domanda. E niente, Alessia, ti ringrazio. Grazie ancora a te. In bocca al lupo a tutti, assolutamente. Un caro saluto. Ciao. Grazie, ciao.